bene e sono su questo canale come rappresentante umana di Sushi Cat with Potatoes. Se non sapete chi è il gatto sushi, ma soprattutto se non sapete chi sono le patate, c'è un video introduttivo su questo canale in cui vi spiego meglio la nostra storia. In questo video invece andiamo a parlare di un'altra terrina, di un'altra lettiera per gatti che ho provato nell'ultimo periodo. La marca è Tigerino. Avevamo già fatto una recensione della marca Tigerino con la lettiera in cristalli. Questa volta invece avevo preso la terrina extra fine al profumo di borotalco. Me ne avevo presi ben due sacchi, ne ho provato prima uno per farmi un'idea molto specifica, quando poi ho aperto il secondo vi ho fatto il video. Oggi partiamo con un'altra recensione di un'altra terrina per gatti. In questo caso è una baby powder, cioè è una terrina super fine da 14 litri, un sacchetto pesa una cosa esagerata nonostante non sia un sacchetto enorme, e in realtà io ho già un'idea abbastanza chiara perché questo è il secondo sacco, ne avevo comprate due confezioni, il primo l'abbiamo già finito. Abbiamo qua la cassettina di sushi tutta bella pulita e la vado a riempire. Ecco qua la consistenza, è proprio una specie di sabbia grossa. Se andate a Cecina mi sa che trovate sta sabbietta qui. Appena versato, come vedete, fa un po' di polvere. È una cosa momentanea, però è per farvi vedere che non è completamente priva di polvere. Anzi, direi che va bene così. La teniamo qui per... abbiamo la cassettina dopo un qualche giorno, diversi giorni. È arrivato il momento di cambiargliela perché il gatto non la gradisce più. E, ovviamente non è che si veda niente di che, come vedete è un po' meno limpida dell'inizio. E adesso ne andiamo a parlare insieme. Allora, questa terrina diciamo che si colloca a un livello intermedio, ha dei pro e dei contro. Come pro direi che c'è lo profumo di borotalco, che comunque appena messa è piuttosto gradevole, almeno a gusto mio, sa di pulito e non è un odore comunque troppo invadente. Mi piace la texture extra fine, anche se è un'arma a doppio taglio, nel senso che questa terrina così fine ho visto che è piaciuta subito a Sushi, che sembrava un bambino e faceva castelli di sabbia, nel senso che gli è proprio piaciuto entrare e scavare, a volte sembra quasi ci giochi. Dall'altra parte c'è da dire che la terrina extra fine tende un pochino a disperdersi e per esempio io faccio passare il robottino aspirapolvere in casa anche per togliere la terrina e ho un po' di difficoltà a catturare tutta la terrina extra fine perché è talmente fine che la prende poco e tende poi a insidiarsi in tipo sotto il tappetino che c'ha, su cui è appoggiata la lettiera, la cassettina, quindi su questo è anche un pochettino scomoda, però vabbè. Ho capito che non esiste una lettiera probabilmente totalmente che non va da nessuna parte, che non sporca niente. Poi se voi ce l'avete fatemela sapere, consigliatemela. Quale altri pro ha? È agglomerante, anche se devo dire che non sempre le palle che crea sono tanto tanto solide, a volte tendono un pochino a sfrantumarsi, ma tendenzialmente si rimuovono senza grossi problemi. Magari è meglio aspettare un attimo che siano asciutte, in modo che si siano un po' solidificate, perché se andate subito dopo il gatto uscito dalla lettiera sono ancora molto bagnate e tendono un po' a disfarsi. Ha una buona durata, perché comunque questi sacchi li ho comprati un bel po' di tempo fa e in realtà il secondo sacco non è ancora finito, ce ne avrò ancora per un po', quindi non c'è bisogno di svuotarla tutta e lavarla troppo frequentemente, però ha alcuni contro. C'è il fatto che è un pochino polverosetta, anche le zampe del gatto tendono un po' a rimanere polverose, ho visto che ho alcune zampate in giro per la casa, soprattutto su superfici più scure si vede questa polverina.
Non è una cosa drammatica, però è un pochino scomoda rispetto a altre. Un altro svantaggio che diciamo è quello principale che mi piace meno di tutti è il fatto che secondo me questa terrina, nonostante l'odore di borotalco che lì per lì aiuta, tiene un po' meno gli odori rispetto a altre terrine, tipo quelle in fibre naturali. Devo dire la verità, nonostante la pulisca frequentemente, ho come l'impressione che per esempio, quando fa i suoi bisogni durante la notte, tenda a diffondersi più odore con questa che con altre terrine. Ma anche una volta rimosso l'escremento che viene fatto, soprattutto un problema appunto degli escrementi, mi sembra che la terrina un pochino rimanga puzzolosetta, un pochino si continui a sentire un odore non gradevolissimo, quindi questa è una cosa che principalmente mi scoraggerebbe a riacquistarla. È il problema principale perché è molto importante. Io vivo in un appartamento, non è neanche tanto grande, quindi mi serve veramente che la terrina funzioni molto bene nell'eliminare gli odori perché sennò è veramente brutto entrare in casa e sentire l'odore. Quindi diciamo che non è la peggior terrina recensita sulla faccia della terra, ne ho provate di peggiori. Ma non lo so, non credo che correrei a ricomprarla. Finora rimane imbattuta quelle in fibre naturali che avevo comprato e che trovate la recensione tempo fa. Non quella del mais, ma quella proprio in fibre naturali. E niente, fatemi sapere se voi avete una terrina magica, la miglior terrina che avete provato in vita vostra e che volete consigliare. A me e a Sushi Gattino farebbe piacere se voi vi iscriveste al nostro canale, ci seguiste anche su TikTok e su Instagram, dove mettiamo ogni giorno foto e video, e a me non resta che dirvi al prossimo video. Ciao!